E siamo qui nello spogliatoio dell'Atletico Verrazzarello, qui con me c'è Simone, Jolly della squadra, tutte le posizioni, giusto, tu occupi? Più o meno sì, più o meno. Iniziamo subito con un piccolo riassunto sulla partita. Allora, partita è stata molto difficile per tanti versi, loro molto, molto forti fisicamente e noi molto bravi a tener campo. Meritavamo sicuramente il pareggio perché abbiamo avuto tantissime occasioni, loro ci hanno colpiti un paio di volte sul gol e su una bellissima uscita del nostro portiere. Noi abbiamo, meritavamo il pareggio anche se abbiamo portato a casa 0 punti su 3 miracoli del loro portiere, una traversa e molte azioni che ci siamo mangiati lì proprio davanti al portiere. Quanto mancava questo pareggio? Allora, per noi mancava tantissimo perché dobbiamo raggiungere i playoff il prima possibile. Siccome mancano poche partite, noi dobbiamo riuscire in queste ultime giornate a riuscire a simulare più punti. Vedremo col proseguo del campionato se riusciremo ad arrivare a questo obiettivo, perché è il nostro principale obiettivo. E non è che vorresti descriverci il tuo strabiliante tiro dove sei riuscito a beccare la traversa, ma tirando da centrocampo, e da commenti anche esterni era più difficile beccare la traversa che fare gol addirittura, cioè era un tiro micidiale. A dire la verità, mancava pochi minuti, il loro portiere è molto forte, tra i pali l'ho visto fuori, non ci ho pensato 2 volte, ho calciato diagonale e ho preso una traversa incredibile. Comunque, come diceva il povero Bosco, palla e gol quando entra. Ti fanno i complimenti anche per la traversa dal fuoricampo, a proposito, un tiro così bello, non hanno... meno male. Grazie. Noi intanto salutiamo, ciao a tutti, ciao.